gli animali non sono più parte della quotidianità dell'uomo dai primi del Novecento, mi piace riportarli nelle città e riproporre degli incontri con le persone. Cerchiamo di individuare quei luoghi che sono particolarmente significativi per un rapporto fra l'animale, così come rappresentato da Davide, e il costruito umano. È per me importante che la presenza dell'animale rimandi all'energia reale dell'animale e quindi, dato che l'animale vivo emana più energia di una scultura fissa e ferma, per rendere l'energia dell'animale reale ho bisogno di ingrandirlo. Sono spesso luoghi che non sono luoghi monumentali. Lì dove mettiamo le nostre opere non andrebbe un monumento, andrebbe una presenza. Questi animali sono più delle presenze in forma di sculture che delle sculture in forma di animali. Scultura diffusa è un progetto che fondamentalmente era quello di far dialogare la scultura, quindi l'arte contemporanea, con la città, a creare un rapporto tra la storia, quindi l'architettura della città, con luoghi, ma soprattutto anche con le persone. Quando siamo scesi da San Maurizio e andiamo a installare qua, dove hanno depositato questi animali temporaneamente, erano destinati a altri luoghi, il luogo era talmente affollato di bambini e di gente, è diventato un luogo d'aggregazione talmente straordinario che la decisione di occupare questo luogo con queste presenze animali non è stata nostra, bensì dei abitanti di Pinerolo che l'avevano autonomamente scelto.